Lui. Eccolo. Oh, cazzo. Giulio. Oh. Giulio. 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 Giulio, cazzo! Stefano, chiama Livio. Sì. Chiama Livio. Dì di venire qui a via Napoleone. Dì di fare presto. Giulio. Giulio. Oh. Giulio. Resisti. Oh. Oh. Giulio. Giulio. Giulio, ti prego, no. Giulio. Resisti. Resisti. Pronto? Stefano, dimmi. Dove sei? Dammi 5 minuti e sono lì. Elisa, e chi è? Il nuovo amore di Adriano. Vedi, mia cara, mentre tu eri in giro per l'Europa, il tuo brillante avvocato se l'è spassata con un'altra donna. E in più gli ha chiesto anche di sposarlo. Non è possibile. Ti dico di sì, invece. Tu dedita a lui come una patetica croce rossina, mentre lui non ti calcola per niente. Adriano non mi ha potuto fare questo. Ti dico che non è possibile. E invece sì. Ma il problema più grande lo sai qual è? È che lui l'ama veramente. Tant'è vero che sta facendo di tutto per poterla sposare. Devo trovare una soluzione. Adriano non sposerà quella sciacquetta. Io non glielo permetterò. Dovesse essere anche l'ultima cosa che faccio della mia vita. Ecco Livio. Oh, calmati. Che è successo? Fa qualcosa, ti prego. Fa male. Calmati. State tranquilli, ha avuto solo un collasso dovuto alle sostanze stupefacenti. Vedete, si sta già riprendendo. Dove sono? Tranquillo, sei con noi adesso, non ti preoccupare. Hai avuto solo un collasso. Stai tranquillo. Stai tranquillo, ci siamo noi con te adesso. Io devo chiederti un favore. Dimmi. Vorrei che questa storia rimanesse tra noi. Sai come sono i giornalisti, no, con queste cose? Se venisse a sapere la nostra famiglia sarebbe ancora maggiormente nei casini. Non preoccuparti, sono legato al segreto professionale. E poi sei suo fratello, quindi state tranquilli. Stefano, è arrivato il momento di chiamare papà. Deve tornare subito a Napoli. Deve capire che per una buona volta deve fare il padre e non più l'imprenditore del cazzo. Giulio ha bisogno di lui. Mamma mia!
di altri tempi. Guarda, mi ha regalato le caramelle. Sono buonissime. Sì, ma non esagerare troppo, che fanno male al pancino, eh? Papà ha ragione. Uffi, ma a me piacciono tanto le caramelle. Amore, sei adorabile. Mi hai cambiato totalmente la vita. Lo possiamo dire forte. Adesso siamo davvero una bella famiglia. Sì, proprio forte. Siamo una vera famiglia. Ciao papà. È arrivato il momento di tornare. La tua famiglia ha bisogno di te. Noi abbiamo bisogno di te. È successo un casino. Giulio si è messo nei pasticci con la malavita organizzata dalla quale comprava la cocaina. Tuo figlio è diventato un drogato. E proprio l'altro giorno è stato male. Già tempo fa lo beccai a sniffare quello schifo. E lo affrontai. Ma lui non mi ha mai dato ascolto. Ed ora la situazione sta degenerando. Quella è gente senza scrupoli. E con quella gente i debiti si pagano. Cerca di contattare Elko Bauer. Lui è l'unico che con le sue conoscenze può indagare su quelle persone in modo discreto e pulito. Ci manchi, papà. Torna presto. Tuo figlio, Adriano. Ha ragione, questa è l'età che si gioca ancora con le bambole. Non è vero, mamma Marina mi ha sempre detto che sono una piccola donna anch'io, ed anche papà Davide. Certo, diventerai una donna bellissima. Sì, amore, fra qualche anno diventerai una donna stupenda, e poi ci sono tutti i presupposti. Mamma, quanto è curiosa, la nostra principessina. Vieni qua, amore, fatti straziare di bacio. Oh, gioia. Sì, zia, mi voglio un mondo di bene. Amore, oh, gioia, tu sei bellina. Fausto, carissimo, come stai? Benissimo, io mi sto godendo il panorama di questa meravigliosa città. Ah,
è l'aria partenopea. Figurati, amico mio, io ci sono sempre, soprattutto nel momento del bisogno. E poi, guarda, Giulio l'ho visto crescere, perciò. Senti, io ho quelle informazioni che mi hai chiesto. Va bene, con piacere, allora dopo. Non ti preoccupare, stai tranquillo. Di queste cose, meglio parlarne da vicino. Amico mio, a dopo.